Amici, ben ritrovati! Eccoci ancora insieme per un nuovo tutorial. Questa volta parleremo di Photoshop, in particolare di questi. E per questi intendo gli occhi. Sì, parleremo dei vostri occhi. Dei vostri occhi? No, degli occhi in generale. Vedremo insieme come migliorare, rendere più nitidi e colorare gli occhi di una fotografia. Nel nostro caso una fotografia che abbiamo scattato in studio qualche mese fa. Prima di tutto c'è da dire che ci sono tantissime tecniche, noi ne vedremo una, che è quella che io utilizzo molto spesso e che non è complicata, è abbastanza semplice, ma poco conosciuta secondo me, quindi la voglio condividere con voi. Ma andiamo insieme a Photoshop. Ed eccoci su Photoshop finalmente. Adesso vediamo insieme come rendere gli occhi, in generale, tutti gli occhi nelle vostre fotografie, più interessanti, più nitidi, come li possiamo colorare e renderli migliori, che attirino di più l'attenzione, più dettagliati, ok? Vediamo insieme. Allora, innanzitutto, qua abbiamo la nostra foto che andremo ad utilizzare per questo tutorial, ok? Allora, facciamo diventare il nostro sfondo un livello e prima di iniziare con il nostro tutorial voglio farvi vedere alcune cose, voglio spiegarvi alcune cose. Allora, mettiamo nero, ok, in modo che voi potete vedere. In questa foto le luci che sono state utilizzate per scattarla erano tre softbox, una a destra, una a sinistra e uno sopra. Quello sopra è la luce principale ed è quello che vedete qua nella pupilla, riflesso nella pupilla di Anna, la nostra modella. Cosa voglio dirvi? Siccome la luce veniva dall'alto, in questo caso questa parte dell'occhio, questa qua, è più scura rispetto a quella sotto, ok? Perché l'arcata sopraccigliare proietta un'ombra sull'occhio stesso. Quindi la nostra... Perché vi dico questo? Perché per rendere più naturale possibile il nostro intervento, diciamo, il nostro intervenire sul colore e sulla nitidezza, andremo principalmente a concentrarci su questa parte dell'occhio, ok? La parte di sopra la lasceremo più o meno com'è, per non dire senza più o meno. La lasceremo praticamente com'è. Perché questo? A parte per la nitidezza. Perché risulterebbe innaturale se l'occhio fosse tutto allo stesso modo, ok? Se fosse, se lo modificassimo come se fosse illuminato uniformemente. L'occhio non è mai illuminato uniformemente proprio perché è tondo, ok? L'altra cosa che c'è da dire, togliamo il nostro livello, è che all'interno dell'occhio, come potete vedere anche in questa foto, non c'è un colore solo, ma bensì diversi colori. Possiamo vedere un po' di giallo, un po' di azzurro, il grigio, un po' di verde forse, però comunque diversi, diversi colori. Per questo andremo a modificare i nostri occhi utilizzando almeno due colori diversi. Ok, procediamo, vediamo come funziona la tecnica di cui andremo a vedere le caratteristiche in questo tutorial. Iniziamo scegliendo un colore B. Utilizzando la B vado su brush, quindi il pennello, poi sul palette dei colori, la porto sul schermo che stiamo utilizzando, altrimenti non la vedete. Ops, scusate, mi sono tappato la testa. Ecco, porto la palette qua e scelgo con il contagocce un colore, uno dei colori che sono all'interno dell'occhio, quello che credo sia il predominante, ok? Come vedete diventa un grigio strano, quasi giallo, arancione, e la realtà è quello che possiamo vedere anche qua. Ok, lo possiamo utilizzare come base, spostiamo il cursore verso l'azzurro e scegliamo un azzurro che a noi piace, che non sia troppo flashy, diciamo, che non sia troppo acceso e neanche troppo scuro, ok?
Quindi, però questo è molto soggettivo. Adesso esagererò un po' per farvi capire meglio l'effetto che otterremo andando a utilizzare questo metodo. E clicchiamo ok. Adesso andiamo sull'opacità pennello, la mettiamo al 100% e il flusso intorno all'85-90%, ok? Poi andiamo a diminuire, ok? Adesso mi chiederete come fai ad aumentare e diminuire la grandezza del pennello così velocemente? Ve lo spiego subito. Tenete premuto Ctrl, Alt, tasto destro del mouse o nel mio caso della penna, della tavoletta grafica. Muovendo la penna o il mouse a destra e a sinistra aumenta e diminuisce la grandezza, in alto e in basso invece la durezza. Ok? Quindi Ctrl Alt, tasto destro, in basso seleziono la durezza più alta possibile e vado a diminuire la grandezza del mio pennello rendendolo molto piccolino. Poi vado sul mio livello vuoto che ho creato, vado a disegnare, a colorare. È sempre troppo grande, scusate. Oppa, adesso è troppo piccolo. Ok, vado a disegnare direttamente sull'occhio. Allora andremo a trattare la zona centrale, la fascia centrale dell'occhio, quindi non troppo vicino alla pupilla, non troppo lontano dalla pupilla. Ok, quindi questa parte qua. E andremo a colorarla in maniera abbastanza casuale, direi. Ecco, piccoli puntini, striscettine, irregolare, non deve essere preciso affatto perché l'occhio in natura non è preciso, ma bensì è fatto di piccole zone di diverso colore che rifrangono il colore in maniera diversa. Ok? E noi andiamo a riprodurre più o meno l'effetto naturale, anche se non sembra per adesso, ma vedrete che lo diventerà abbastanza. Ok, ancora, opla, ancora un pochino, sono andato un po' troppo, ecco. Nel frattempo, come avete visto, per tornare indietro, per annullare quello che avete fatto in maniera molto veloce, Ctrl, Alt e Z annulla la vostra ultima azione. Più cliccate più la Z, tenendo premuto Ctrl e Alt, più indietro, più passi indietro percorrete. Ok, più o meno potrebbe andare bene. Andiamo ad aumentare un pochino di qua, ok? Poi abbiamo detto che l'occhio non è fatto di un colore solo e quindi vogliamo utilizzare più colori, ok? Per arricchirlo. A questo punto selezioniamo di nuovo il nostro, diciamo, contagocce. Torniamo a selezionare il grigio e poi scendiamo verso il verde azzurro. Ok? Scegliamo questo, no, scendiamo ancora un po'. Vediamo. Ecco, tendente più al verde. Ok, questo mi può piacere. E andiamo a integrare qualche puntino, non tantissimi, non come se diciamo che abbiamo scelto il blu come base. Il verde sarà un colore che integra. Andiamo anche nella zona di ombra, dove si vedrà meno la nostra modifica, ma un pochino dobbiamo metterla, un po'. Ok, andiamo ad aggiungere il verde anche in quest'altro occhio. Lisa dagli occhi blu, in questo caso la nostra modella si chiama Anna e quindi il nome non va bene, ma Anna dagli occhi blu. Ok, diciamo che può andare bene? Diciamo che può andare bene. A questo punto, cosa facciamo? Sembra un'aliena in questo momento, ma presto tornerà ad essere umana. Andiamo sul metodo di fusione e scegliamo o sovrapponi o luce soffusa. Io scelgo luce soffusa in questo caso e anche sul verde. Come vedete già la cosa è cambiata e di parecchio anche. Selezioniamo i due livelli e Ctrl G le uniamo in un gruppo. Adesso il secondo step è quello di dare profondità a questi occhi, ma prima di dare profondità, vedete che ancora, nonostante il metodo di fusione, questi occhi non sembrano tanto, 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 tanto naturali.
Allora, quindi possiamo migliorare facendo questo: filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Scegliamo una sfocatura che va intorno ai 2 pixel, anche meno, 1,6, 1,7. Ok? Per il primo livello e anche per il secondo. Ok, già meglio, giusto? Sembra già meglio. Ok, intanto vediamo l'effetto con prima e dopo. Però ancora non ci siamo. Possiamo ancora migliorare. Aggiungiamo un livello di regolazione curve. Ok, andremo, abbiamo detto, a dare profondità a questi occhi. Prima è soggettivo. Prima, però, io preferisco aumentare la luminosità, quindi alzando le curve. Seleziono la mia maschera. Ctrl I per invertire, in questo momento ho disattivato totalmente la maschera. Vado a diminuire l'opacità 40%, 30%, come preferite più o meno, e anche la durezza del mio pennello. Ctrl Alt, scorro in su col tasto destro del mouse e scorro in su. A questo punto vado a dipingere nella zona in cui abbiamo aggiunto il colore con il colore bianco. Vedete qua? Sulla maschera per rendere visibile le curve che abbiamo applicato solo in questa zona. Ok? Vedete che non sembra, ma abbiamo fatto una piccola differenza. Adesso ancora un altro livello di regolazione curve. In questo caso, questa volta invece andiamo ad aumentare le ombre, ad accentuare le ombre. Stessa cosa, Ctrl I, invertiamo la maschera e andiamo a rendere più scura la pupilla, che deve, voilà, e anche di qua, ok, wow, e poi dipingiamo leggermente nella parte vicina alla pupilla, poco, appena appena, e poi nella parte esterna. Nella parte esterna, come vedete, io vado a zigzag in maniera irregolare, ok, proprio per rendere più reale l'effetto che andiamo ad applicare. Ecco qua, ok? Selezioniamo i due livelli di regolazione curve, Ctrl G, le uniamo in un gruppo e adesso abbiamo il nostro effetto, ok? Vediamo fino adesso il prima e il dopo. Mi sembra che iniziamo ad esserci, ma non siamo ancora contenti. Vi faccio vedere qualcosa in più che serve a schiarire, anche se nel nostro caso il bianco dell'occhio di Anna è già molto bianco, non ci sono molte venette rosse che lo rendono non piacevole, ha degli occhi molto chiari anche all'interno del bianco. Però vi faccio vedere una tecnica molto semplice e veloce, può non piacere a tutti, io la utilizzo e nella maggior parte dei casi può essere utile. Un nuovo livello abbiamo creato e selezioniamo il bianco come colore di pennello, ok? E andiamo a dipingere letteralmente di bianco i nostri occhi di Anna, ok? Di qua e anche di qua, ok? Usiamo il bianco proprio sugli occhi. Vedete? L'effetto sembra un po' gatto pazzo, ma adesso clicchiamo due volte sul livello e si presenterà a voi questa finestra. Allora, utilizzeremo l'opzione Unisci se, Fondi se, ok? Tenendo premuto Alt, noi andremo a spostare la metà di questa linguetta, vedete? E come per magia, spostandolo verso il nero, il bianco, se lo spostate totalmente verso il nero, il bianco scomparirà del tutto, il bianco che abbiamo dipinto. Aumentandolo leggermente, spostandolo verso destra, andrà ad applicarsi solo sulle alte luci, ok? È sempre molto. A questo punto diminuiamo l'opacità, andiamo a cancellare dove non vogliamo che ci sia, come qua. Non con la gomma al 100%, ma diminuiamo opacità e flusso per rendere più graduale. Ecco qua.
la cancellatura, voilà, la stessa cosa, andiamo a fare di qua. Adesso vediamo se è migliorato. Questo ancora un po' va cancellato nella parte qui sotto e anche nella parte qua sotto. Vediamo. Ok, ci siamo. Direi che abbiamo fatto un lavoro decente. Avete visto? È una cosa molto semplice da fare, però che funziona, che ha un effetto gradevole. Ok, zoomiamo indietro e vediamo fino adesso cosa abbiamo combinato prima e dopo. Vedete che, opla, vedete che abbiamo aggiunto il colore che riprende il trucco e rende l'occhio molto più piacevole, molto più attira molto più l'attenzione. Adesso cosa serve? Serve un po' di nitidezza. Quindi, cosa facciamo? Facciamo Ctrl, Shift, Alt e abbiamo creato un nuovo livello con unendo tutti gli altri, ok? A questo punto invece dobbiamo desaturare perché quello che faremo non vogliamo che si applichi ai colori, ma semplicemente alla texture dell'immagine. Quindi Ctrl U, ho sbagliato, Shift U. Ho sbagliato. Alt U. C'è qualcosa che non torna. Ctrl Shift U. Ok, desaturato. Scusate, mi ero perso, ma mi sono ritrovato. Una volta desaturato il nostro livello, andiamo a cambiare il nostro metodo di fusione su sovrapponi. E voilà! Fa schifo. Sì, lo so, fa schifo, ma noi non è ancora questo che vogliamo. A questo punto applichiamo una maschera di livello. No, scusate. Prima di applicare la maschera di livello dobbiamo fare la cosa fondamentale. Andiamo su filtro, altro e accento a passaggio. Questo è quello che darà la nitidezza alla nostra immagine, ok? Scegliamo tra i 7, gli 8 e i 9 pixel in base anche al nostro gusto. Vedete che più aumento, più diventa nitida l'immagine, troppo poi. Io in questo caso vado sui 8, 8 e 6 e clicco ok. A questo punto la nostra nitidezza, maschera di nitidezza, chiamiamola così, il nostro filtro accentua passaggio, è stato applicato alla texture di tutta l'immagine, ma noi non vogliamo questo. Quindi andiamo adesso ad applicare la maschera di livello, Ctrl-I, la rendiamo nera, poi premiamo la B per tornare sul pennello e con il nostro pennello bianco e la nostra opacità abbassata intorno al 30%, 25%, dipende da quanto avete la mano pesante. Zoomiamo un po' e andiamo a dipingere di bianco sulla maschera di livello del nostro occhio. E come per magia, voilà, rendiamo più nitido il nostro occhio. Vi consiglio di applicare la nitidezza in tutte quelle zone dove ci sono riflessi di luce o luce. Dove invece l'occhio è in ombra, per così dire, lo lascerei com'è perché non risulterebbe naturale, ok? Voglio esagerare in modo che si noti molto bene al computer, sullo schermo, il cambiamento. Prima e dopo la cura, vedete che cambia un bel po'. Ok? A questo punto andiamo a vedere, ecco, mentre ci siamo, aggiungiamo un po' di nitidezza anche sul labbro, che non fa mai male. Ok? A questo punto andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. Questo è l'inizio, questo è la fine. Decisamente meglio, che ne dite? Ok, questa è una delle tecniche che si possono utilizzare per rendere gli occhi più accattivanti, vogliamo dire, più nitidi, colorati. Questa tecnica potete utilizzare con qualsiasi colore, per assurdo potete far diventare questi occhi arancioni, non c'è nessun problema, non risulteranno molto naturali, però lo potete fare.
Bene, spero che sia stato utile per voi questo tutorial. Vi voglio ricordare che potete iscrivervi sul canale YouTube in qualunque momento per essere sempre aggiornati su nuovi video, su nuovi tutorial di paolodetrane.it. Potete visitare il blog paolodetrane.it, appunto, oppure la pagina Facebook Paolo Detrane Fotografo, dove potete anche scrivermi e chiedere, fare domande e chiedere nuovi video che volete vedere, nuovi argomenti che volete affrontare insieme a me. Grazie per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video.